L'obiettivo per lo United Pomezia è il quarto posto questa sera nel recupero della dodicesima giornata del campionato di Serie B, affrontando il Real Ciampino Academy. Buonasera da Daniele Porcelli, che vi parla dal Pala Lavinium di Pomezia. Parte il confronto, ricordando che le riprese esterne sono affidate a Denis Porcelli per quanto riguarda questo confronto. Si resta sempre in zona d'attacco per i padroni di casa. Paolini che scambia con De Oliveira, prova la conclusione, ancora Ferretti, scambia all'indietro con Dominici che sale, si accentra, colpisce a uno spiraglio, non va a chiudere De Oliveira e poi la spedisce in fondo alla rete. C'è il vantaggio del Real Ciampino Academy. Dolcemente verso Baiocco interviene Paolini, De Cicco con il palo, ancora in mezzo, non arriva Cenicola, pronta a colpire, ancora che lotta, la recupera insieme a De Simone, il pallone, la scarica per De Cicco e poi la deviazione di Bernardini che alza il pallone, fanno non ravvisato di mani, il terzo dice Bernardini, attaccato da De Simone, il palo gli dice di no. Poi va giù De Simoni, ma non c'è fallo. Del Real Ciampino con Codispodi. Galante intercetta il pallone, fa partire De Cicco, la palla che sfiora il palo, occasionissima. Cenicola intestardisce il pallone, poi lo perde con Ferretti che lo va a recuperare. E c'è l'intervento di Filippini. Ferretti, Baiocco in mezzo, Filippini spaccata, disorienta Codispodi, in follo a destra De Simoni, lo va a chiudere ancora De Simoni con Cenicola che calcia, c'è l'intervento, anzi Giasson, Baiocco, De Oliveira, ancora De Oliveira, Giasson la mette in mezzo. De Simoni, De Oliveira, Paolini subito per De Cicco e prova De Simoni, c'è Leuteri su quella traiettoria, nulla di fatto. Sanchez, Paolini, De Simoni, Paolini in mezzo, Luca De Cicco, il pareggio, un gioco da ragazzi per Luca De Cicco ed è 1-1. De Oliveira, De Cicco in mezzo, De Oliveira, Paolini, ancora Leuteri, tocca per ultimo Bernardini, Paolini, che gol, un missile terra aria, non ha lasciato scampo a Leuteri, 2-1 United Pomezia. C'è il fischio, la partenza di Ferretti, centralmente il pareggio 2-2 di Ferretti, direttamente su calcio di punizione va a lottare Pulvirenti, va via Bernardini, ora ci prova Ferretti che si gira e pallone allontanato e all'ultimo Paolini salva De Simoni. Ancora De Simoni all'indietro per Paolini, prova ad andare e il gol di Gianmarco Paolini, doppietta personale per il centrale dello United Pomezia. Resiste Dominici che scarica all'indietro per Bernardini, ancora va ad accentrarsi, va anche a colpire e Filippini alza sopra la traversa. Dominici prolunga e va verso il giocatore, mamma mia che pericolo per lo United. De Simoni, calcio di punizione per lo United di Pomezia, l'avanti 3-2, parte la rincorsa di De Simoni, va su Giasson centralmente, Giasson, quarta rete per lo United. Bernardini prova con Ferretti che scheggia il palo
osserva De Cicco, ma la dà poi a Paolini. Grossa ingenuità adesso di Paolini, ecco Dispodi, la spedisce in rete con Sciarra. De Simoni corre sulla fascia destra, palla messa in mezzo, De Cicco va a colpire e poi Dominici. C'è il fischio, la finta di De Simoni, prova Giasson il palo su questa rasoiata. Codispodi, scivola Paolini e poi De Cicco che arpiona il pallone, no, finisce sulla traversa e finisce qua. De Pomezia batte un Maidomo Real Ciampino per 4-3 e conquista un importante posto nella classifica del Serie B, il girone, praticamente andando a superare, anzi ad agganciare la Ciolia Riccia, un esseguo, anche se nello scontro diretto la Ciolia Riccia è in vantaggio nei confronti della squadra di Alessio Caporaletti.